chi ha buone idee quantomeno, e i racconti, il numeroso plico di racconti Energia gliel' ha dimostrato, per cui questo è molto significativo, soprattutto da parte dei giovani, tant'è vero che poi avremo il premio, un premio dato ai giovanissimi e un premio a quelli un pochino, diciamo, più grandi, agli adulti. Questa sera, oltre al premio letterario Energeia, designeremo altri premi importanti, un premio al miglior racconto da sceneggiare per la realizzazione di un cortometraggio che sarà prodotto e realizzato dall'associazione dove la parola scritta si trasforma in suoni ed immagini. Poi sarà anche consegnato il premio Energeia Espagna per la collaborazione ormai consolidata di Matera con altre parti del mondo, infatti anche il premio Energeia Libano. E poi consegneremo il premio telematico I Brevissimi di Energeia Domenico Bia e il premio Energeia Cinema rivolto ad una sceneggiatura per la realizzazione di un cortometraggio e infine la premiazione di Nuvole di Energeia consegnato alla migliore storia a fumetti. Allora, ci troviamo anche quest'anno veramente in un paradiso, il tempo è stato molto clemente, la sera e Carlo Freccero che dice non è vero è quello che l'ha costretta, grazie Carlo, sentiremo anche parlare. E poi abbiamo Pierpaolo Conti dell'associazione Dante Alighieri. Dopo... Bene, bene, lui è Felice Lisanti dell'associazione Premio Energeia. Grazie Felice, grazie a tutta l'associazione. Che ha un messaggio, una telefonata, dicendo, partendo da lontano, dicendo facciamo una conferenza del mese di novembre, poi dicembre, no, la spostiamo a gennaio. È stato veramente abilissimo, come fa, con una pazienza e con una disponibilità totale. E invece abbiamo fatto poi, invece, il vero, mi ha fatto un grandissimo regalo a invitarmi qui a Matera, perché è stata l'occasione, io conoscevo Matera attraverso i film, sono un cinefilm, amo molto il cinema, e quindi ho visto molte volte il cinema a Matera e ho trovato sempre bellissimo come set. Poi quando la vedi dal vero è un'altra cosa ancora, rimani a bocca aperta, per cui veramente grazie a tutti quanti e grazie soprattutto appunto a Felice che con molta gentilezza e costanza è riuscito a convincermi, quindi. E l'altra cosa importante è che ho avuto anche la fortuna di incontrare il sindaco, un sindaco veramente eccezionale, perché l'ho visto che andava così a depositare la spazzatura facendo la veramente differenziata da solo, tranquillamente, mi ha dato un esempio formidabile, quindi complimenti al sindaco, ma soprattutto perché ho avuto, insomma, colpito. Solitamente c'è questo odio verso la casta che porta, invece l'ho visto tranquillamente in macchina che divideva le bottiglie di Coca-Cola, di plastica, con quello che gli complimenta. Un gesto che mi ha veramente sorpreso, perché c'è tanto odio verso la casta, a volte anche immotivato, invece qui mi sembra invece che questa casta invece funzioni molto bene. E abbiamo avuto l'occasione di parlare di una cosa molto importante, di cui io sono convinto che si debba fare, cioè di far sì che Matera diventi la città, diciamo così, europea della cultura nel 2019, dico bene o no, esattamente. Io credo che sia giusto e sia una proposta, io sono pronto a dedicare quel poco tempo, oppure anche la mia poca così, però a fare un po' di lobby, perché credo che sia giusto, proprio Matera se lo merita, perché è una città che nella storia, ma anche fuori dalla storia, sembra di essere, non so, si vive un momento di straniamento, non si sa dove sia. Ci sono dei momenti in cui sembra di essere nella preistoria, dei momenti in cui essere nel 700, nel 200, per cui è veramente sconvolgente. Per cui credo che abbia tutte quante le qualità della materia per essere naturalmente città europea della cultura, e soprattutto un'altra cosa molto importante, perché c'è un gruppo di persone qui a Matera che ho conosciuto simpaticissime. Dovrei fare l'elenco di tutti i nomi, non lo voglio fare perché poi dimentico qualcuno. Tutti quanti naturalmente, oltre che essere intelligentissimi, parlano di politica come veramente di cultura, eccetera, ma soprattutto poi hanno un senso dell'amicizia e dell'ospitalità immenso. Per cui ringrazio tutti quanti e naturalmente io c'è bisogno di difendere come presidente, sempre Felice, però insomma ci sono tanti presidenti che potrebbero essere, ecco. Quindi il presidente lo rimane, però anche tutti i suoi collaboratori, tutti quanti i suoi complici sono tutti quanti presidenti. Complimenti, grazie.
Bene, buonasera a tutti. Io rappresento la società Dante Alighieri. Di Matera posso dire poco, ha già detto tantissimo Carlo. Posso portare soltanto un esempio personale che è avvenuto ieri, nel senso che in 10 anni mia moglie non mi ha mai seguito in un viaggio di lavoro e appena sapevo che andavo a Matera ha guidato lei, insomma, in autostrada, che non era mai successo. Quindi questo è un esempio per dirvi proprio il fascino di questa città. E spero che l'auspicio di Carlo diventi realtà per il 2019. Per quanto riguarda la Dante Alighieri, per chi non la conoscesse, è una società che è nata nel 1889, fondata da Giuseppe Carducci, e si occupa della diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, con tutte le sfaccettature che essa comporta, quindi l'insegnamento della lingua agli immigrati per un migliore inserimento nella nostra società, la diffusione dell'italiano ai nostri concittadini e tramite i nostri concittadini all'estero, che appunto promuovono eventi e manifestazioni a coloro che amano l'italiano e che sono sperduti in qualche parte del mondo, in ogni angolo del mondo. Per quanto riguarda il premio, oggi facevo una riflessione che è propria della Dante, quindi l'ho fatta mia. In questo momento le certezze su cui poter contare sembrano veramente poche. Dalla politica all'economia sembra un po' tutto vacillare. E le uniche cose, forse, o alcune cose su cui si può veramente contare, su cui vale la pena investire, è la fantasia, la creatività, l'originalità e in relazione a questo il rapporto con gli altri. Penso che siano queste le due cose che dovremmo sempre tenere di vista nella nostra vita. E l'impegno di questo premio, di questa organizzazione, è di far sì, di donare ai giovani la possibilità di fare entrambe le cose, cioè i giovani con la scrittura, con il racconto, con la storia, donano una parte di sé agli altri, una parte importante di sé, e allo stesso tempo sviluppano quella fantasia, quella creatività che spero possa accompagnarli per tutta la loro vita, insomma, in qualunque ambito essa sia sviluppata. Quindi io ringrazio Felice, ringrazio ovviamente l'organizzazione, ringrazio tutti voi e spero veramente che l'Italia, ma non soltanto l'Italia, continui, o meglio ricominci a puntare sulla cultura e sulla fantasia, perché credo che siano queste le solide basi per poter gettare, diciamo, un futuro migliore davanti alla nostra vita. Quindi grazie per avermi ascoltato e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Bene, buonasera a tutti, sono Lella Costa, sono stata inopinatamente e proditoriamente eletta presidente della giuria, così, con una specie di golpe, ne sono ovviamente molto contenta e molto onorata, e per me è un grande piacere tornare in questa città, della cui bellezza abbiamo parlato e si parla, però io credo che sia una bellezza che non si può, nonostante i talenti di chi scrive, di chi racconta, magari anche di chi fa cinema, credo proprio che la si debba vedere. Perché è una bellezza fatta di armonia, è fatta di storie, di preistorie, di sedimentazioni di epoche e di una luce fantastica, e la luce non la puoi raccontare e forse non la puoi neanche tradurre in immagini, per cui è un grande privilegio essere qui, poter tornare qui, vedere questa città che vive sempre di più. Io poi ho la fortuna di venirci ogni tanto in tournée, quindi con un rapporto privilegiato in qualche modo con le persone che la abitano e la vivono. Grande gratitudine, grande ammirazione per chi ha saputo valorizzarla così tanto, e mi associo a quello che diceva Carlo, credo che sia sacrosanto e oltretutto estremamente furbo fare una battaglia perché Matera diventi città della cultura nel 2019, perché vuol dire investire sulle straordinarie risorse che il nostro paese ha e che bizzarramente non valorizza. Io non lo so quanti, cioè, in Francia mi capita, come diceva quel genio di Paolo Conte, i francesi ci rispettano che le palle ancora gli girano, vero, però anche a noi ci girano le palle, nel senso che i francesi hanno due pietre in croce, ma due, e diventano un sito che fanno i pullman e i charter per andarlo a vedere. Noi abbiamo l'immensità, credo l'85% del patrimonio di bellezza, di storia naturale, l'abbiamo lì, e in qualche modo è come, non lo so che cosa succede, se è un profondo provincialismo per cui ci sembra sempre che gli altri abbiano più di noi. Matera è un posto per cui bisognerebbe, come dire, fare le liste d'attesa e anche un po' decidere tu sì e tu no, ecco, cioè prendersi, invece non farli entrare proprio tutti, devi fare degli esami prima di poter venire qua. Quindi credo che
sia una buona occasione per candidarsi e candidare, ma proprio battersi, ecco, mica soltanto per le sedi olimpione o se mi permettete per l'Expo, che io ne farei così volentieri a meno, essendo milanese andava così bene Smirne, ma vabbè, non importa. Una cosa che mi ha colpito molto, anch'io sono stata a lungo corteggiata con garbo, anche un po' messa nell'angolo finché non ho detto di sì, ma era anche un problema di date, perché in settembre ci sono tutta una serie di eventi, tra cui primo tra tutti, ma per me il Festival Letteratura di Mantova, che è uno dei posti dove uno va e poi dice, beh, però non è che abito in un paese proprio perso, ecco, perché vedere una città, peraltro bellissima, che da 15 anni a questa parte, per una settimana di settembre, vive con una gioia e una vitalità e una passione, un'allegria intorno ai libri, agli scrittori, agli autori, ti dà proprio la dimensione di com'è. Forse uno dei problemi del nostro paese è che ne viene raccontata soltanto una parte, e il più delle volte non è la parte migliore, o comunque insomma è un po' noiosa, va bene. C'è molto altro e molto di più. Una delle cose che mi ha colpito di più di questo premio letterario è l'assoluta serietà con cui il materiale che è stato selezionato con passione da credo 150 lettori, lettori appunto per scelta, per passione, è stato dato a noi giurati, nel senso che ci sono stati dati 10 racconti rigorosamente anonimi, noi non sappiamo nulla. Contraddistinti solo da un titolo, abbiamo solo avuto un'indicazione di massima, alcuni 5 erano della fascia di età superiore ai 22 anni, altri 5 invece scelti, credo volutamente, proprio per dare spazio ai giovani talenti, a quelli tra i 18 e i 21. E questo è abbastanza singolare, perché tu ti rendi conto, siamo talmente abituati alle quarte di copertina, ai trailer, oltre che dei film anche dei romanzi, quello che leggi, che ti dice... devi proprio leggere e affidarti soltanto a quello che leggi, non hai nessun altro elemento, nessun altro falena fuorviante, devi proprio leggere quello che c'è scritto. E l'ho fatto, poi ci siamo trovati in una quasi, come dire, un'armonia quasi da melassa, perché abbiamo quanto ci abbiamo messo a decidere? 5 minuti, tutti d'accordo, una cosa meravigliosa, no? Che viene, ma perché non passiamo noi a governare il paese, visto che siamo così bravi a scegliere il meglio? E mi sembra bellissimo che si facciano dei concorsi letterari, mi sembra solo un filo inquietante che in questo paese in cui nessuno legge tutti scrivano, ma prima o poi si farà anche ci sarà anche un'inversione di tendenza. Sono molto felice di essere qui con voi stasera, mi sono venuti in mente alcuni versi, io amo moltissimo la poesia e credo che la poesia riesca a raccontarci e a descriverci cose di cui a volte siamo così, insomma, ci distraiamo. C'è una bellissima poesia di una poetessa, giovane poetessa che si chiama Antonella Nedda, comincia così, dice: se ho scritto è per pensiero, perché ero in pensiero per la vita. Mi sembra un bel modo di iniziare. E vi saluto invece con una deliziosa poesia di Vivian Lamarck, che dedico in particolare a tutti gli autori che si sono generosamente dedicati a questo concorso e comunque si dedicano a questa meravigliosa attività che è lo scrivere. Siamo poeti, vogliateci bene da vivi di più, da morti di meno, che tanto non lo sapremo. Dire complimenti, Felice, per la giuria di quest'anno, veramente credo anche il sindaco sia d'accordo, sono paladini della bellezza di questa città, come se fossero di qua, anzi forse di più, è bello ascoltarli. Allora, siamo arrivati al primo